Benvenuti. Oggi impareremo ad inserire dei commenti audio nei nostri file di presentazione PowerPoint e impareremo anche a salvare questi file completi di audio in un formato condivisibile su piattaforma didattica. Io andrò ad utilizzare la versione 2016 di Microsoft Office su sistema operativo Windows. Ma le modalità di registrazione audio su altre versioni di Office non dovrebbero discostarsi molto da quella illustrata in questo video. Per prima cosa dobbiamo aprire il file che ci interessa, per esempio questo. Nella scheda Presentazione faccio clic sul pulsante Registra. Presentazione. Notate che il pulsante è diviso in due metà. Facendo clic sulla metà superiore del pulsante, quindi sull'icona vera e propria, si avvia la riproduzione dalla diapositiva corrente. La diapositiva corrente sarebbe quella selezionata e proiettata in quel preciso momento sul vostro desktop. In questo caso si tratta della diapositiva numero 1, ma se faccio clic su questa slide, la diapositiva corrente diventa la numero 3. Facendo clic sulla parte inferiore del pulsante, ho la possibilità di scegliere se avviare la riproduzione dall'inizio o dalla diapositiva corrente. L'opzione registra dalla diapositiva corrente è molto utile in caso di file condivisi oppure in caso di lavori di gruppo, in quanto ogni singolo componente del gruppo può registrare la propria voce abbinandola ad una specifica diapositiva oppure ad un numero limitato di diapositive a partire da quella corrente. Proviamo a registrare dall'inizio, lasciando inalterata la finestra che compare al centro dello schermo. Prima di avviare la registrazione, però, dobbiamo avere alcuni accorgimenti. Innanzitutto, per registrare l'audio sarebbe opportuno utilizzare un microfono esterno. Se non avete un microfono, potete usare il registratore abbinato agli auricolari del vostro cellulare. In alternativa, potete anche registrare direttamente sul PC, anche senza un microfono. Però dovete prima ricordarvi di elevare ad un livello adeguato il volume dell'audio del vostro PC e dovete fare attenzione ad alzare bene il tono della vostra voce, a parlare in maniera chiara e non troppo velocemente. Avviamo quindi la registrazione e la registrazione in corso ci viene segnalata dallo scorrere del tempo su questo timer. Notate infatti che in alto a sinistra è comparsa questa piccola barra degli strumenti di registrazione. Questo pulsante successivo serve per passare alla animazione successiva, alla transizione successiva, alla slide successiva. Ed è un tasto di fondamentale importanza, di grande utilità, perché se io avanzassi nella mia presentazione cliccando su un punto qualsiasi dello schermo, tutti questi clic andrebbero ad annullare la registrazione in corso. Quindi, per avanzare nella mia presentazione, devo sempre e comunque utilizzare il pulsante successivo. Questo tasto serve a sospendere temporaneamente la registrazione. Infatti notate che il tempo si è arrestato e per riprendere la registrazione dal punto esatto in cui mi ero fermata, mi basta, cliccare su Riprendi registrazione.
Questo tasto serve invece a ripetere la registrazione della diapositiva corrente, quindi la diapositiva che voi vedete proiettata sul vostro schermo. Ecco, notate che cliccando sul tasto Ripeti il tempo si è azzerato. Questo perché, se si registra di nuovo il commento audio, PowerPoint cancellerà quello registrato in precedenza quando si avvia di nuovo la registrazione della stessa diapositiva. Infatti notate che ora, il sistema sta registrando il mio nuovo commento audio e, sta quindi sovrascrivendo la registrazione precedente. Possiamo quindi avanzare passando alla slide successiva, però anche in questo caso dobbiamo avere un piccolo accorgimento. Prima di premere il pulsante successivo, dobbiamo tenere presente che in PowerPoint non vengono registrati gli elementi audio o video durante le transizioni tra le diapositive. Questo significa che è molto importante fare silenzio mentre si passa da una diapositiva a un'altra. Quindi faccio silenzio e passo alla diapositiva successiva. Faccio qualche altro secondo di silenzio perché è sempre opportuno mantenere un po' di silenzio all'inizio e al termine di ogni diapositiva per rendere le transizioni lineari e per assicurarsi di non eliminare commenti audio udibili quando si passa da una diapositiva a quella successiva. Questa raccomandazione vale solo nel momento della transizione tra due slide, perché all'interno della stessa slide posso tranquillamente continuare a parlare, a registrare la mia spiegazione, anche mentre avanzo con le animazioni, come sto facendo appunto, in questa diapositiva. Posso inoltre guidare l'occhio del lettore durante la mia spiegazione attraverso degli strumenti particolari che si chiamano puntatori. Premo sul tasto destro del mouse e mi compare questa tendina. Che cosa faccio? Scelgo la voce opzioni puntatore. E a questo punto seleziono il puntatore che intendo utilizzare. Per esempio, posso usare un puntatore laser. Ecco, vedete? Il movimento che io imprimo a questo puntatore e la direzione che io gli do, verranno registrati nel mio prodotto finale, nella mia presentazione finale, insieme alla velocità che io uso nel movimento, quindi più lento oppure più veloce. Posso anche usare una penna per cerchiare una parola, per sottolineare qualcosa, per scrivere. Posso anche cambiare colore, per esempio l'azzurro. Posso usare un evidenziatore per segnalare una parola, un'espressione. Anche in questo caso posso usare un altro colore, per esempio il verde. E se voglio, posso usare anche lo strumento gomma per cancellare un tratto di penna, per esempio. Come sto facendo qui, oppure un tratto di evidenziatore.
L'utilizzo dei puntatori verrà registrato anche nella vostra presentazione finale. Faccio silenzio e vado alla slide successiva. Ecco, ora posso riprendere a parlare. Qui posso tranquillamente andare avanti con le animazioni mentre parlo, non succede nulla. E per terminare una registrazione, faccio clic sul tasto destro del mouse e scelgo l'opzione Fine registrazione. A questo punto PowerPoint ha automaticamente acquisito, la mia registrazione audio. Quando si finisce di registrare il commento audio, nell'angolo inferiore destro di ogni diapositiva compare, vedete, l'icona di un megafono. Vedete, è presente in tutte le diapositive. Ed è possibile ascoltare in anteprima l'audio registrato avvicinando il mouse all'icona e cliccando sul tasto Riproduci. Ad ogni modo, questa icona non sarà più visibile nel nostro prodotto finale. Un passaggio invece importantissimo è quello del salvataggio, cioè ci dobbiamo ricordare di salvare costantemente quanto abbiamo fatto attraverso il pulsante Salva, quello con l'icona del dischetto, altrimenti perdiamo tutte le nostre modifiche e tutte le nostre registrazioni. Le registrazioni vengono aggiunte alla presentazione in base a ogni diapositiva. Pertanto, se si desidera modificare un commento audio, basta ripetere la registrazione della sola diapositiva interessata. Per esempio, se voglio modificare il commento audio alla diapositiva numero 2, mi basta selezionare la slide numero 2. Puoi cliccare su Registra presentazione, Cancella e selezionare prima l'opzione Cancella intervallo per la diapositiva corrente e poi Cancella commento audio per la diapositiva corrente, entrambe le opzioni. Quindi Cancella intervallo e poi Cancella commento audio, sempre per la diapositiva corrente. Per registrare nuovamente il commento audio, clicco su Registra presentazione e registra dalla diapositiva corrente. Avvia registrazione e vedete che è partita la registrazione proprio a partire dalla diapositiva numero 2. Per terminare la mia registrazione, mi basta cliccare sul tasto destro e su Fine presentazione. Infatti, vedete, è comparso nuovamente il simbolo del megafono. È inoltre possibile modificare l'ordine delle diapositive dopo la registrazione senza dover ripetere la registrazione stessa. Infatti posso invertire tranquillamente l'ordine delle mie diapositive, sicura che a ciascuna slide rimarrà abbinato il commento audio che io ho registrato per quella specifica diapositiva. Salvo quanto ho fatto e prima di passare alla realizzazione del prodotto finale, vado a visualizzare l'anteprima della mia presentazione per verificare che tutto sia stato configurato correttamente. Posso visualizzare l'anteprima nella scheda presentazione
scegliendo di visualizzarla dall'inizio oppure dalla diapositiva corrente. Una volta effettuata questa verifica finale, possiamo andare a generare il nostro file di presentazione. Andiamo quindi su File, Salva con nome, scegliamo una cartella, possiamo usare anche sfoglia, usiamo il desktop in questo caso e salviamo il file non come presentazione standard di PowerPoint, ma apriamo la tendina e scegliamo la dicitura solo presentazione di PowerPoint. Cambiamo anche il nome. Salva. Chiudiamo il nostro file e vedete che nel desktop è stato inserito il nostro prodotto finale. Per caricarlo, apriamo la nostra piattaforma didattica, per esempio WeSchool. Aggiungi un contenuto. Posso scegliere se inserirlo come PowerPoint o come file generico. Qual è la differenza? È che l'opzione PowerPoint mi impone un limite di 10 MB. Ora, normalmente i file PowerPoint sono piuttosto pesanti, quindi qualora non riusciste a caricare il file sotto la dicitura PowerPoint, tornate indietro e scegliete l'opzione File che invece vi dà un limite di 50 MB. Scegliamo quindi il file di sola presentazione. Vedete che cambiano anche le icone. Apri. Aggiungi. Il contenuto è stato aggiunto correttamente, quindi lo possiamo aprire e scaricare.